Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Oggi facciamo pulizie insieme, facciamo pulizie intensive. Devo pulire il bagno così mi fate compagnia e cominciamo subito. Allora, intanto prendo una bacinella e ci ripongo dentro tutte le cose che sul mobiletto in modo che le posso poi portare comodamente nell'altra stanza e posso così cominciare a fare le pulizie senza avere niente che ingombra. Poi prendo la scopa dello Swiffer. Ci vado a mettere su un panno in microfibra asciutto e con questo ci spolvero i muri, così se ci sono delle ragnatele tolgo via tutto e sono comodissima perché arrivo dappertutto, anche nei punti più alti. Poi mi concentro soprattutto sul bordo delle piastrelle, dove ho notato che si forma un pochino più di polvere, così insisto un pochino di più sul bordo delle piastrelle in questo modo. Poi preparo per lavare le piastrelle una bacinella d'acqua molto calda con un goccio di detersivo per i piatti ecologico e un cucchiaio di bicarbonato raso. Poi mischio bene questa soluzione. Prendo un panno in microfibra, lo bagno in questa bacinella dove ho messo appunto il bicarbonato e il sapone, lo strizzo bene e poi lo vado a inserire nello Swiffer, in modo che così posso pulire le piastrelle più velocemente, sono anche più comoda e arrivo dappertutto, senza dover stare a prendere scale o sgabelli. In questo modo pulisco benissimo. Dopo aver finito di lavare bene le piastrelle, passo ai mobiletti del bagno. Quindi inizio a svuotarli, sia il mio che quello di Stefano, li svuoto da tutte le cose che ci sono al loro interno, per poi passare a pulirli. Per pulirli utilizzo sempre un panno in microfibra con un multiuso. In questo caso il multiuso che sto usando ora è il multiuso della Viviverde Coop. Mi trovo molto bene perché è un detergente delicato, ecologico, non rovina le superfici, ha un buon profumo e comunque pulisce veramente bene. Per pulire poi meglio il cassetto vado anche a togliere i divisori in legno che trovo comunque molto comodi, per dividere le cose appunto all'interno dei mobili, in modo che una volta tolti posso anche pulire più comodamente. Continuo pulendo anche tutto l'esterno, questo lo faccio sia per il mio mobiletto che per quello di Stefano. Infine vado a riposizionare i divisori nel cassetto e a ritirare tutto quello che c'era. Poi ne approfitto anche per pulire i contenitori in plastica, dove magari teniamo le piccole cose, in modo che comunque sono sicura di aver pulito tutto quello che c'è all'interno del mobile. Poi passo alla pulizia dei sanitari. In questo caso sto utilizzando un detergente che ho comprato alla Coop e che ho travasato in uno spruzzino, così lo tengo su nel piano di sopra ed è più comodo. Non devo fare avanti e indietro con i detersivi. Per le rubinetterie invece utilizzo uno spruzzino con dentro dell'aceto, strofino bene, asciugo e rimangono splendenti. Poi passo invece gli specchi sempre con multiuso del Viviverde Coop e mi trovo bene anche con gli specchi. E infine passo il piano del mobile con un panno in microfibra un po' umido. Lo scaldasalviette invece lo passo con un panno in spugna, sempre umido, senza nessun detergente, perché lo spolvero praticamente tutti i giorni, quindi non ha bisogno di grande pulizia. Passo anche gli interruttori. E poi cambio i guanti, cambio la spugna e mi dedico al water. Utilizzo guanti e spugna diversi per una questione di igiene che trovo che sia più giusto così. E insomma, io mi trovo comoda così. Per pulire l'interno del WC invece, questa volta utilizzo del bicarbonato che vado a cospargere all'interno del water e poi ci spruzzo su sempre dell'aceto che ho messo in questo spruzzino. Lascio agire un attimo, poi con lo spazzolino vado a pulire bene l'interno del water. Poi mi dedico al bidet, pulisco bene il bidet sempre con il solito, con lo stesso detergente e poi andrò a pulire anche qui i rubinetti con l'aceto, in modo che rimangano belli lucidi.
Io i marmi invece che ho nel bagno li pulisco semplicemente con una spugna umida e basta, li spolvero. Poi vado a lavare la vasca da bagno con del detergente, la sciacquo bene, strofino nei punti più difficili. Finita la vasca da bagno, passo a pulire la porta. Non vi ho fatto vedere in questo video la pulizia dei serramenti, quindi non ho pulito il serramento, non ho pulito neanche il lampadario, semplicemente perché le avevo puliti poco tempo fa. Poi per continuare le mie pulizie passo bene l'aspirapolvere dappertutto, in tutto il bagno. Per finire andrò a passare la mia matissima scopa a vapore che pulisce troppo bene, mi trovo veramente benissimo. Una volta asciutto il pavimento cambierò gli asciugamani, andrò a cambiare gli asciugamani dappertutto. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero comunque di avervi tenuto compagnia. Come al solito, se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un pollice in su. Noi vi aspettiamo nel prossimo video, vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao!